Torniamo in collegamento con Città del Messico. Entrano in pedana le squadre, per il momento solo gli allenatori delle due squadre che parteciperanno alla finale del Mondiale a squadre specialità ricurvo, specialità olimpica maschile. Italia e Francia, dicevamo, siamo in collegamento con il direttore di OSport, il sito degli sport olimpici, il tempio dello sport, Federico Militello. Ciao Federico. Buonasera a tutti, ciao Enrico. Allora, so che sei particolarmente emozionato perché questa è una finale di del mondiale di tiro con l'arco, ma è anche, diciamo, un lascia passare, una porta aperta su un risultato straordinario per l'Italia nell'anno 2017, no? Sì, è stato un anno sicuramente molto positivo per l'Italia nei sport individuali, ma questa vittoria, ce la auguriamo, potrebbe davvero essere la ciliegina sulla torta, perché in questo momento l'Italia è settima nel medagliere olimpico virtuale verso Tokyo 2020 con 11 ori, ma vincendo oggi in un colpo solo scavalcherebbe sia la Gran Bretagna e sia proprio la Francia. Dunque è uno scontro diretto vero e proprio per la quinta posizione nel ranking mondiale. Insomma, siamo proprio nell'elite planetario e quindi speriamo che questi ragazzi ci regalino questa gioia immensa. Questi ragazzi che abbiamo appena visto, Marco Gagliazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci, erano esattamente loro due anni fa sul podio mondiale, secondo posto, alle spalle della Corea a Copenaghen, ci riprovano oggi. Qui vediamo la gioventù di Thomas Chiron, l'atleta francese, poi Pierre Pillion, 27 anni, e Jean-Charles Vaillant, l'atleta francese appunto di 28 anni, che rappresentano un ostacolo durissimo, Federico, per l'Italia, perché insomma lo ricordiamo, la Francia è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, sta preparando Parigi 2024 e dunque insomma dobbiamo temere questa squadra. Assolutamente sì, Vaillant, vice campione olimpico in carica nell'individuale, ma occhio anche al giovane Ciro, che è campione, è stato anche campione europeo juniores. Filon, che ha vinto una tappa di Coppa del Mondo a Berlino quest'anno, insomma è una squadra da non sottovalutare assolutamente. Sarà l'Italia ad aprire questa finale, primo set Italia con David Pasqualucci che lancia la prima freccia di questa finale che vale l'oro e arriva un 9 per l'Italia, subito un 9 alto per la formazione italiana. Vediamo adesso Marco Gagliazzo, ricordiamo, medaglia d'oro olimpica ad Atene 2004, quando appunto arrivò poco più che ventenne, e arriva il 10 per Marco Gagliazzo, dunque 19 per l'Italia. Ora tocca a Mauro Nespoli, a livello straordinario da tantissime stagioni, l'atleta azzurro, 29 anni. Un po', diciamo, di tensione in questo inizio di gara. 9 per l'Italia, partiamo con un 28, Federico. Sì, non male per iniziare, bisogna sciogliere la tensione, il vento sicuramente giocherà un ruolo importante, vediamo che è molto irregolare, il 28 è un buon punteggio per cominciare. Sì, abbiamo visto alle spalle di Chiron, attenzione Chiron che inizia con un 6, questo è sicuramente una buona notizia per l'Italia. 6 punti non li aveva ancora totalizzati nessuno fino a questo momento, e insomma 6 è penalizzante. Il peso dei suoi 20 anni che si fa sentire. 8 per Pierre Plion, che dunque insomma credo i 20 anni, credo il vento e credo appunto tutta la tensione di una finale mondiale che insomma per la Francia non è usuale. Arriva il 9 per Jean-Charles Vaillant, dunque 28-23 Italia che dunque può partire con il piede giusto, bisogna diciamo svolgere il compitino, no Federico? Sì, adesso bisogna gestire, bisogna mirare semplicemente al giallo senza strafare. Il giallo che non arriva però in questo primo tiro di David Pasqualucci, arriva l'8, 36 punti complessivi per l'Italia, ci deve pensare Marco Gagliazzo con tutta la sua esperienza, la sua
capacità di concentrazione, la sua calma. Vediamo il Padovano che piazza un 9, arriva il 9 che significa 45 punti, con un 9 o con un 10 l'Italia porterebbe a casa il primo set. Tocca a Mauro Nespoli cercare di ottenere questo risultato. Arriva il 9, dunque 2-0 Italia. Iniziamo molto molto bene questa finale, Federico. È molto importante aver vinto questo primo parziale, perché in questo caso gli azzurri saranno molto più tranquilli e adesso la pressione sarà tutta sulla Francia, dunque è stato fondamentale aggiudicarsi questi primi due punti e mettiamo tutta la pressione sui transalpini. Giraud con il suo, diciamo, un poco più che un ragazzino, insomma, davvero un enfant prodige, come si direbbe in Francia, inizia con il 9, poi arriva il 10 di Plion, tutti risultati, diciamo così, che valranno sicuramente per le statistiche, ma non per la vittoria di questo primo set, che è già appannaggio dell'Italia. In questo momento azzurri che non devono perdere la concentrazione per avere vinto in anticipo. Arriva l'8 di Valladon, finisce il primo set, Italia avanti 2-0, bene così. Federico, diciamo, non sono andate benissimo le cose a livello individuale per la formazione azzurra, però insomma davvero si può dire che ultimamente la squadra sta facendo la storia. A livello individuale paghiamo un pochettino dazio, no? È un po' la tradizione dell'Italia, se escludiamo la grande impresa di Galeazzo alle Olimpiadi di Atene 2004, da sempre i migliori risultati arrivano nella prova squadre. Pensiamo anche appunto ai mondiali di 2 anni fa, quando gli azzurri vinsero l'argento dietro la Corea del Sud. Sono convinto tuttavia che prima o poi arriverà un risultato di spicco da parte di Nespoli o di Pasqualucci, mentre Galeazzo anche in questi mondiali, dopo una qualificazione disastrosa, 81esimo nell'individuale, si è poi rivelato un grandissimo uomo squadra. Esatto, un uomo squadra, diciamo, decisivo. È tutto pronto per l'avvio del secondo set. Qui ci si gioca tantissimo. La Francia non può più sbagliare e vediamo che cosa accadrà in questo secondo set. Giraud ad aprire il secondo round di tiri, avanza di qualche centimetro per portarsi sulla posizione di lancio, tra poco tirerà la corda e sarà la partenza della prima freccia del secondo set. Avanti l'Italia 2-0 e Thomas Giraud che sbaglia clamorosamente, 5 punti per la Francia, un errore gravissimo quello di Giraud. Davvero Federico sta pagando dazio all'inesperienza e all'emozione. È uno sport terribile, quando comincia a sbagliare ogni errore è una zavorra che ti rimane nella mente e Giraud non ha ancora metabolizzata. Ci pensa Plion però a rimettere un po' a posto le cose, 10 per la Francia, vediamo se Valladon conquista un 10 che quantomeno limiterebbe i danni della squadra francese. Vediamo, arriva il 9 per Valladon. Adesso è il momento di spingere per l'Italia, di cercare di mettere più punti possibile in cascina e mettere la pressione massima alla Francia per gli ultimi tre lanci degli ultimi tre tiri del secondo set. Inizia Pasqualucci. Arriva il 9 per Pasqualucci, un buon risultato, lo dicevo prima, il 9 assomiglia molto allo 0-0 fuori casa, se lo vogliamo confrontare al calcio, vero Federico? Sì, anche se negli ultimi anni il livello si è alzato talmente tanto che lo stesso Nespoli ci ha confessato, il 9 per me è un errore, noi puntiamo sempre al 10. E allora questo è un errore grosso, perché insomma arriva l'8 di Marco Galeazzo che porta l'Italia a 17, serve un 9 o un 10 per l'Italia per tenere a distanza la Francia. Nespoli è 8 e dunque l'Italia avanti solo di un punto. Non abbiamo sfruttato al meglio questa situazione, la Francia era partita male, vediamo che cosa succede in questo in questa seconda parte di secondo set. Inizia Plion,
che piazza un 8. Questa è una discreta notizia per l'Italia. Vediamo se Chiraud si toglie da dosso questa emozione della finale. Vediamo. Vediamo. Apparentemente tranquillo, apparentemente sereno, ma sicuramente al suo interno sta succedendo qualcosa, perché arriva il 7, davvero al di sotto delle sue potenzialità Chiraud, che sta pagando durissimo questo impatto con la finale mondiale. Siamo a 39, questo diciamo che potrebbe essere davvero un punteggio interessante per l'Italia. Arriva il 9 per Valladolid, siamo a 48, all'Italia bastano 23 punti per pareggiare, 24 per vincere e andare sul 4-0. Federico, bisogna farlo, Sì, bisogna assolutamente sfruttare questa impasse da parte di Chiraud, è un momento forse decisivo della finale. Pasqualucci 10, 10 per Pasqualucci, 35 punti per l'Italia, ne mancano 14, due tiri per l'Italia per andare sul 4-0. E lì sarebbe terribile la pressione per i francesi. Marco Galeazzo, vediamo se trova il giallo. Marco Galeazzo lo trova, 9 punti per l'Italia. Ci siamo, servono 5 punti soltanto. Nespoli davvero deve fare pochissimo per quelle che sono le sue potenzialità per riuscire a regalare questo secondo set all'Italia. Arriva il 10 e dunque 54-48, Italia avanti 4-0, basta un pari nei prossimi due set all'Italia per conquistare una fantastica medaglia d'oro a squadre, Federico. In questo momento, Enrico, auguriamoci che Chiraud continui a gareggiare per noi, perché è davvero l'anello debole di questa Francia, che ha totalizzato dei punteggi davvero bassissimi, un 48 e un 50, e quindi bisogna proseguire in questo modo. Sì, lo vediamo, il famoso ufficio facce si vede perfettamente qual è l'espressione degli italiani, sorridenti, tranquilli, e l'espressione dei francesi, e in particolare di Chiraud, che è davvero mortificato, sa di avere tanta responsabilità su quello che sta accadendo qui a Città del Messico, a 20 anni, insomma, sta pagando sicuramente dal punto di vista psicologico. Vediamo il carattere di questo ragazzo, che insomma ha saputo vincere gare importanti a livello juniores e potrebbe essere, diciamo, l'uomo decisivo in vista di Parigi 2024. Vediamo se questo ragazzo riesce a togliersi da questo momento difficile. Noi ovviamente, da tifosi dell'Italia, ci auguriamo di no. Siamo in avvio del terzo set, 4-0 Italia. Federico, insomma, dobbiamo stringere i denti, cercare di ottenere quantomeno un pari. Ora la Francia si giocherà il tutto per tutto, non ha più nulla da perdere, gli azzurri dovranno davvero essere bravi a mantenere altissima la concentrazione. Plioni inizia con un 9 che insomma dà fiducia alla formazione francese. Vediamo, questo è un tiro importantissimo. Chiraud ha in mano la possibilità di rientrare, ma arriva soltanto un 8 per il giovane francese. È già meglio degli avvii dei due precedenti set, ma insomma non è un tiro eccellente. Vediamo Valladon è sicuramente l'atleta dotato di maggior classe della squadra francese, ma arriva l'8 anche per Valladon, che sta gareggiando al di sotto di quelle che sono le sue possibilità, Federico. Valladon in tutta la stagione ha evidenziato diversi alti e bassi, non è mai stato quello di Rio 2016, buon per noi. Adesso vediamo Pasqualucci. 8, forse 9, vediamo, siamo lì, non, la grafica non ci aiuta in questo momento, freccia che... È un 8, anch'io temo 8, ma aspettiamo la ufficialità. Arriva il 9 di Marco Galeazzo intanto, speriamo che la grafica ci aiuti in questo momento. 9... da parte di Nespoli in questo momento, adesso serve davvero la zampata del campione. Questo è... Nespoli, attenzione, arriva il 10 di Nespoli, 27-25, Italia avanti, 8 il primo tiro di David Pasqualucci. Plion, vediamo la Francia come reagisce, è sotto di 2 punti, deve vincere a tutti i costi questo set
Plyon 8-8, attenzione, perché questo è già un risultato importante. Vediamo se Chiro ha l'ultima possibilità, per lasciare il segno in questa finale. Vediamo come si comporta il giovane francese, 20 anni per lui. Il tiro di Chiro, che invece piazza il 10, e dunque siamo 43 per la squadra francese. Vediamo adesso Jean-Charles Vaillant. Vediamo l'ultimo tiro della Francia di questo terzo set decisivo per l'assegnazione della medaglia d'oro a squadre. Vaillant, 8-8 per Vaillant. All'Italia servono 25 punti, anzi 24 punti per vincere l'oro. Federico, è ampiamente alla portata dei nostri. 3-8, assolutamente sì. È fondamentale il primo tiro di Pasqualucci. Vediamo Pasqualucci che piazza un 8-8-8. Servono altri due tiri così, ma insomma magari Gagliazzo, se riuscisse a fare qualcosa di meglio, gliene saremmo grati per evitarci la emozione finale. Gagliazzo, arriva il 7 purtroppo. Vediamo, serve 9 di Nespoli per vincere l'oro. 9, tutto nelle mani di Mauro Nespoli. Qui davvero passa una carriera nelle mani dell'atleta, del campione. Vediamo che cosa arriva. Mauro Nespoli, 10 o 9 comunque, è oro per l'Italia, è oro per l'Italia. L'Italia vince i campionati del mondo a squadre. Federico, un risultato straordinario. Sono felici, è un'impresa leggendaria, questi ragazzi sono nella storia dello sport italiano, ci regalano un titolo che mancava dal 1999 e lo fanno nel modo più bello, battendo i rivali di sempre della Francia e li superiamo al quinto stagionale. L'Italia è nell'elite planetaria dello sport ed è tiro con l'arco. Veramente straordinaria la prestazione dell'Italia, 6-0 alla Francia, una gara a squadre strepitosa dove nessuno ha regalato niente. Taipei al primo turno, Stati Uniti al secondo turno, Corea in semifinale, Francia in finale. È davvero una cavalcata straordinaria di questi tre ragazzi che, insomma, dobbiamo tenerci stretti in prospettiva Rio. In prospettiva Tokyo. A Rio non erano andate benissimo le cose. Insomma, da qui a 3 anni avremo ancora questi tre ragazzi da coccolare e da poter sperare assieme a loro un grande risultato. Per il momento è arrivato un grandissimo risultato. L'Italia è campione del mondo a 18 anni dall'ultimo titolo mondiale. Ma lasciatemelo dire, è stato un trionfo meritatissimo. Ha vinto davvero la squadra migliore, ha eliminato nell'ordine Taipei, Stati Uniti, i maestri coreani, poi una finale dominata letteralmente nei confronti della Francia, spazzata via con un 6-0 che non ammette repliche. Davvero l'Italia si è dimostrata la squadra migliore, nei momenti caldi il braccio non ha tremato, davvero formidabile. Allora, David Pasqualucci, 21 anni, è l'uomo nuovo, ma insomma ormai parlare di uomo nuovo per David Pasqualucci è riduttivo. Insomma, è già un grande campione, una grande realtà del tiro con l'arco italiano. Mauro Nespoli, insomma, qui stiamo parlando di oro olimpico squadre nel 2012, argento olimpico squadre nel 2008 a Pechino, due volte appunto argento nella gara squadre 2015 e 2014 al mondiale, e due volte bronzo. Federico, qui davvero siamo di fronte a degli straordinari campioni che magari mancano un po' nel momento in cui c'è la gara individuale, ma sicuramente sono straordinari quando c'è la gara squadre. Appunto, due ori per Marco Gagliazzo alle Olimpiadi e un argento, uno individuale e uno a squadre, e appunto l'argento di Pechino. Davvero davvero qui si parla di atleti che fanno parte ormai della storia dello sport italiano.